Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante e carino: come utilizzare il cancellino in maniera selettiva all'interno di un programma di fotoritocco. In pratica noi utilizziamo GIMP, che è un programma gratuito che può essere installato nella maggior parte dei sistemi operativi. Vediamo subito come si fa. Apriamo con il menu File, apri un'immagine di prova, l'abbiamo chiamata Test. Eccola qua, vedete, quello che noi vogliamo fare è praticamente aggiungere un motivo cromatico ancora più incisivo all'interno di questa colonna e fare dei mattoni, diciamo, più rosati. Allora, quello che facciamo subito tasto destro sopra il livello e facciamo duplica il livello. Vedete che adesso abbiamo due livelli, uno si chiama test e uno test copia, con l'occhietto si possono vedere e si possono togliere. Noi in quello sotto lo selezioniamo. Che cosa facciamo? Cambiamo il livello cromatico di tutta l'immagine. Dopo, in maniera selettiva, noi decideremo solo per quali mattoni sarà valido questo cambiamento. Andiamo nel menu colori e bilanciamento colori. Qui ci sono i colori fondamentali. Vedete, il ciano sarebbe un celestino, il magenta sarebbe il rosso e il giallo. Noi prendiamo il magenta quando il selettore è unico. Vedete, questa freccia si sposta. Vedete, di tante unità. Quando è doppio si sposta di poche unità. Vedete che noi lo stiamo mandando verso uno strano rosino. E facciamo ok. Non ci preoccupiamo del risultato. Questo risultato ovviamente sembra sbagliato, ma noi lo stiamo facendo soltanto nel livello sottostante. Se noi clicchiamo l'occhietto nel livello soprastante, vediamo che l'abbiamo praticamente lasciato uguale. E teniamo ovviamente questo livello non sotto, ma sopra. E lo selezioniamo. Adesso quello che vogliamo fare, noi con CTRL la rotella facciamo un pochino di zoom, poi clicchiamo la rotella e muoviamo l'immagine. Noi faremo una selezione in maniera appunto discontinua e poi con il cancellino in una maniera molto veloce faremo riaffiorare il rosa sotto. Lo facciamo subito. Scegliamo questo strumento che si chiama strumento di selezione rettangolare. Questo tipo di operazione può essere fatta in maniera molto veloce, non bisogna essere precisissime. Clicchiamo, manteniamo premuto, lasciamo. Vediamo che con questo strumento, se premiamo CTRL, vedete, a fianco, forse non si vede, a fianco del puntatore appare un meno. Mettiamolo, vediamo qua si vede. Se premiamo maiuscolo appare un più. Allora noi dobbiamo fare una selezione che sia continua. E facciamo maiuscolo e praticamente selezioniamo un altro mattone. Facciamo maiuscolo, vogliamo selezionare questo qua. Facciamo maiuscolo, noi stiamo inserendo una specie di motivo, di pattern, che nell'immagine originale non c'è. Sto facendo un maiuscolo e sto selezionando un pochino di mattoni. A questo punto il programma di fotoritocco, siccome questo programma è multilivello, multilayer, e noi abbiamo selezionato il livello sopra, vedete che ci sono tutte queste righettine tremolanti che hanno prodotto la selezione, diciamo, diversa di diversi mattoni. Se noi adesso prendiamo la gomma, vedete, la possiamo utilizzare, possiamo l'opacità al 100%, possiamo anche aumentare la dimensione, la possiamo anche alimentare, possiamo fare, vedete quanto è grande adesso la gomma, noi possiamo fare anche una maniera molto grossolana, perché se noi clicchiamo e cancelliamo, vedete, viene fuori soltanto in pratica dove noi abbiamo selezionato. Ma perché fa così? Se voi notate qui c'è il nome dei due livelli che ha un aspetto grafico simile. Quando noi abbiamo cancellato la selezione è venuto fuori il colore di background, dello sfondo. Vedete, questo è il foreground e questo è il background. Noi facciamo tasto destro, aggiungi canale alfa e praticamente se noi rifacciamo, vedete? Noi stiamo praticamente creando questo motivo in una maniera molto grossolana. Perché non c'è bisogno in questo caso di stare attenti con il cancellino? Perché il cancellino cancellerà soltanto all'interno della selezione. Quindi noi abbiamo messo il livello non colorato in maniera strana sopra, quello colorato vedete in maniera strana sotto. Poi abbiamo fatto la selezione con il più. E poi abbiamo detto tasto destro, aggiungi il canale alfa, che è il canale della trasparenza, e evidentemente è riaffiorato il rosino che era presente nel livello sottostante. Adesso possiamo fare anche nel menu selezione, niente per togliere la selezione, vedete com'è venuto? Facciamo tasto destro, noi fondiamo i due livelli, possiamo fare anche direttamente appiattisci immagine, vedete? È diventato un livello solo, un'immagine. Andiamo nel menu file, facciamo esporta.
possiamo lasciare anche il JPG sempre sulla scrivania, facciamo esporta, possiamo fare anche sostituisci in questo caso e facciamo lasciamo tutto come sta e andiamo a vedere adesso come è venuto questo fotoritocco. Vedete che adesso sembra che questo diciamo muretto abbia, come dire, dei mattoni di un colore, di un rosino diverso dagli altri. Bene, il fotoritocco finisce qui. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.